Wow, che storie, che condizioni. Ora torniamo alla base. Andiamo a mangiare, che è meglio. Via, via, via. Più o meno. Ok, siamo arrivati. Buongiorno. Sempre il programma per oggi. Oggi preghiera 9:10, poi si esce, poi 11 church e dopo si va in giro per Biarch. Che fate fighi che ci avete la cucina della Scavolini. Ma beccate sto coso comprato in mezzo alla strada, arte povera. Oggi è domenica, quindi andiamo ad aiutare una chiesa locale. Poi ci facciamo un giro. Allora, dei tre. Ah, è il Seven allora. Comunque è ricominciato a nevicare. Abbiamo in Italia un sale che non sala. E quindi io ho bondato, solo che poi alla fine era troppo salato. Ma chi è il quarto che è con voi? Milano, Napoli, Napoli. Последні дані, последні читані із пункті. Yeah, they told me I was 16, so they're really bad. How old he is? If you take your picture with me. Yeah. Cheese. Ok, abbiamo finito la riunione nella casa. Sì, è stato bello. Ora andiamo a vedere un po' di scuola a Biarch. Ci sono un sacco di cose belle, ma ora non facciamo in tempo, ve le raccontiamo dopo. Italian Organization. Siamo vicino allo squat, ci sono 15 persone. Stiamo camminando per cercare degli squat nella jungle. E ci hanno appena detto che comunque è un posto dove ci sono 4-5 tende con immigrati e tutte le notti arrivano anche gli orsi in cerca di cibo. Noi facciamo vedere il posto perché così se mai la polizia dovesse vedere questo video non c'è nessun riferimento a dove siamo. E noi possiamo far vedere, queste sono un po' le tende, arrivano gli orsi. No. Lei era una rifugiata, ha vissuto tanti anni insieme ai rifugiati, ora diciamo che ha un posto dove stare, quindi ci aiuta a trovarli. Così è come fanno il pane. Quindi sei 11-15 più o meno. 15 persone. Loro non è persone, animali. Questa è la loro acqua, è tutto isolato così non si ghiaccia. Yeah. Wow, che storie, che condizioni. Ora torniamo alla base, andiamo a mangiare, che è meglio. Conosciuto quello che parla, quello che ha vissuto in Italia. È ancora qua quello che ha vissuto in Italia? C'è troppo fumo, usciamo. And comes whole again. Every muscle that hurt becomes normal again. In the name of Jesus. Tutto questo non siamo ancora andati a mangiare. Sono le 3. Siamo in centro città a Biarch. Biarch. Vi ho trovato una cosa molto carina. Hai capito? Carino. In tutto questo ancora non abbiamo pranzato. È tardi. Andiamo a piedi qua a Sarajevo. C'è la gioventù bosniaca. Ok, siamo arrivati al posto dove si mangia. Gente che passeggia, cani. Ok. Marchi più o meno. Ma si mangia con le mani. Abbiamo finito di cenare, sono le 5:12. 5:12. Pranzato. Ho detto pranzare. Cenare. C'è detto cenare. Ho detto cenare. Vedete l'orario? Abbiamo pranzato. E andiamo a lavare il furgone. La pulizia del furgone. Qua è un po' buia, quindi.
con i fazzoletti presi qua. Bor Tergovine, esatto. Viva la vita. Mi piace. Ok, day 3, giorno 3 finito più o meno. In realtà è presto, però siamo stanchi, abbiamo fatto un sacco di cose. Ora abbiamo sistemato un po', nel senso di pulito per terra, è tutto nei letti. Ci riposiamo. Mangeremo gli squeak. Sì, ho una tazza di tè, una tazza di latte. Poi Milan Juve stasera. Ma che partita!